Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli e vi parlo da Cassino, d'Alta Terra di Lavoro, la rubrica Musicanti e Cantori in Alta Terra di Lavoro. E questa sera staremo insieme per parlare di musica identitaria, musica laborina, musica d'Alta Terra di Lavoro, con una persona che veramente è una persona importante. Perché? Perché lo capirete fra pochi minuti. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi farò ascoltare una canzone con il mio nuovo organetto, che ringrazio la ditta della Noce che l'ha fabbricato. Mi farò ascoltare Viaggio. Ecco, avete visto un ragazzetto che da poco ha compiuto 18 anni, è un appassionato di musica, viene dall'Alta di Lavoro e parliamo di Alessandro Tata. Ciao Alessandro, come stai? Buonasera, tutto bene, eccomi qua. Tutto a posto? Sì. Devo dire una cosa, che Alessandro si è meritato questa intervista perché effettivamente c'è un entusiasmo incredibile, ha voluto a tutti i costi farsi intervistare. E perché? Perché lo vedete da solo al volto, è l'espressione della solarità, della gioia, della bellezza giovanile, che non soltanto è figlia dei suoi 18 anni, ma anche figlia della sua terra. Tu da dove vieni, Alessandro? Vengo da Alvito, un paese situato nell'Alta Terra di Lavoro, è un paese antichissimo. E Alvito, giusto? sì, Alvito. Comunque anche qui sono parecchi suonatori di organetto e amanti comunque della musica popolare. E comunque io ho sempre suonato comunque anche l'organetto, le percussioni, e sono anche con un grande musicista che è di San Donato, il professore Fulvio Cocuzzo, che Ah. saluto. Senti Alessandro, mo sei un po' timido, però devi alzare un po' la voce, Sì, eh? Non ti intimidire. no. Figurati, dici tu, io mi esibisco. Dimmi una cosa, Alessandro, Alvito è una grandissima, pensa, il Ducato d'Alvito, io quando andavo a
quando facevano le serate medievali a Sessa Lunga era ospite il Duca d'Alvito, perché Alvito con il regno di Napoli aveva un'importanza nel territorio importante. Quando si va in giro per il centro storico d'Alvito, che purtroppo come tutti gli altri centri storici si sta svuotando, respiri proprio l'architettura, l'aria napoletana. E pare che, vorrei ricordare che Alvito c'è anche una pasticceria importante Sì. che si rifà al Regno di Napoli, che nasce nel Regno di Napoli, quindi è Sì. molto importante questo. E tu c'hai 18 anni, Alessandro, giusto? Sì, compioni da poco, però sì. Ma anche, allora, un motivo pure perché abbiamo voluto aspettare è che tu compissi 18 anni. Con Raimondo avevamo deciso di fare questa intervista, però Sì. certo, se non fai 18 anni, che Me facciamo? la Dobbiamo sono vedere le meritata. film, le liberatorie, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Senti, ma tu che scuola fai? Dove vai a scuola? Sora? Frequento l'Istituto Tecnico Agrario, il primo istituto tecnico del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Dove? Molise, ad Alvito. Ah, con lì sì, l'Istituto Tecnico Generale, che lì è un istituto tecnico molto importante. Sì. E vedi adesso cosa vuol dire aver distrutto la geografia, Lazio, Molise. Una volta era terra di lavoro e si sapeva da dove Sì, è vero, venivamo. una volta era provincia di Caserta. È terra di lavoro, invece tu adesso Lazio, Molise, invece prima era così. No, ma è un'ottima scelta, perché tanto con le ultime vicissitudini bisogna tornare alla terra, caro È Alessandro. Senti, vero. quindi tu stai lì e che anno stai fa che anno fai? Frequento il quarto anno. E quindi l'anno prossimo ti diplomi. E Sì, praticamente poi sì. che farai? Subito al lavoro o andrai all'università? Non lo so, questo ancora è da strutturare. Tu lo sai che la più università antichissima agraria sta a Napoli, a Palazzo Leali dei Portici, no? Eh sì. Era un posto importante. Mi è stata Senti, nominata varie volte. ci sei stato? Sì, no, non ci sono stato, però mi è stata nominata varie Vacci, volte. a parte è bello il posto, a parte lì un'altra terra di grandi musicanti, vabbè, Ercola, Portici, ma poi valla a vedere perché è un palazzo reale, ma vale veramente la Io pena. di Napoli conosco il grande tamburrista Antonio Matrone, detto anche Olione. Olione, sì, tutti lo conoscono io. Ma vai a Portici a vedere la facoltà di agraria, te ne innamorerai. Stai in un palazzo reale, quindi ti ho detto tutto. Mamma mia. Senti, e tu come nasce questa passione per la musica? E da nonno Antonio, più che altro, che è stato il primo fisarmonicista di Alvito. Alza la voce! E è stato mio nonno Antonio, che è stato primo fisarmonicista di Alvito, il primo. Ah, quanto tempo fa? E tantissimi anni fa, adesso non c'è più da anni, quindi la fisarmonica sua la ho io. Non adesso perché qua vicino ho l'organetto, quindi. Ho capito, ma cioè questo tuo nonno Antonio ti ha trasmesso, eri piccolo quando ti ha trasmesso questa passione? Sì, perché lo sentivo sempre suonare, quindi da lì. E quindi da lì ti è piaciuto subito? Quello strumento, o ti è piaciuta la musica in genere? Ma la musica in genere, poi comunque l'organetto l'ho sempre suonato e quindi mi sono innamorato proprio da lì che è nata proprio una Ma passione. dopo poi ci dirai tutti gli strumenti che suoni. Quindi suonava la fisarmonica tuo Sì, nonno. sì. Sai che è uno strumento molto complicato quello. Ma solo, sì. E tu lo suoni a fisarmonica o suoni soltanto l'organetto? No, no, io Oltre sono anche la fisarmonica. che. Ah, suoni anche la fisarmonica. Sì, Ma sì, sì, sì. se. E questa passione, praticamente, tu che facevi? Hai cominciato anche a studiare qualcosa o sei autodidatta? No, ho iniziato anche a studiare. Quindi la musica la sai leggere? Certo. E non essere così sicuro, perché c'è tanta gente che fa grandissimi musicanti. Anche i cantori, ma non è che sanno leggere la musica, eh? Sì, è Quindi, vero, questo è vero. grandi talenti, poi la nostra terra, soprattutto la tua zona, fra organettisti, zampognari, ciaramellisti, Mamma mia. fisarmonicisti, cioè, veramente ce ne sono tanti. Tutto girava attorno all'antica Agnone, oggi Vita Latina, no? È E poi vero. Sora, e Sora, il famoso organetto, il famoso suono alla Sorana. E tu quando hai cominciato a suonare così ti sei esibito? Addirittura mi hai detto pure nelle band. Sì, faccio anche parte della banda musicale Amici della Musica Città di Alvito.
Sono la tuba, in E che fa. cos'è? È il classico trombone. Ah, ma Sì, ho sì. capito, col trombone, col coso enorme. Sì, è lui, è lui. Ci vuole pure molta forza a farlo. Ma solo. Sia per portarlo che suonarlo, no? Ma solo, altro che. E quindi anche tu sei figlio della. Anche tu stai crescendo nelle bande musicali. Ti piace suonare nella banda? Perché? Ma solo, cioè, per me è come una seconda famiglia la banda, perché la amo, cioè, non è, la musica per me è tutto. E la ma poi suonare per la banda del tuo paese deve essere pure un onore, credo. Ma solo, ma solo. E quando siete in banda? Ma una ventina di persone. C'è un maestro, c'è un direttore, un maestro, chi c'è? Sì, il maestro Loreto Maria Ruggeri. Ah, che vogliamo salutare naturalmente. Sì, assolutamente. Senti, voi fate tutti, là fate pezzi importanti però, suonate in maniera Sì. musica classica pure, musica impegnativa, non soltanto musica. Sì. Non, non. Quindi, è da quanti anni esiste questa banda? Non lo so, ma da tantissimi anni, cioè, non lo so. Ho capito, però tu stai lì e ti trovi benissimo. Quest'anno Sì, ci sì. sta qualche serata, quest'anno con la chiusura, si spera, di questi 2 anni di arresti domiciliari. Già avete qualche serata da fare? Non lo so, ti farò sapere nei prossimi giorni, vediamo un po'. Ho capito. E poi dopo, come ti sei hai iniziato subito nella banda oppure già avevi iniziato con altri in No, altre io forme? veramente ho iniziato con l'organetto, E come è veramente. iniziato con l'organetto? Fammi capire. All'età di 6 anni. Ah, quindi con l'organetto all'età di 6 anni. Sì. E chi te l'hai comprato? L'ha regalato? No, no, come è successo questo Ma amore per veramente ho iniziato con un organetto piccolissimo che mi avevano comprato i miei genitori alla festa di San Rocco. l'organetto? Pensa E da tu. lì. Allora ho chiamato il maestro, ho detto che già lo conoscevo, il maestro di Alvito, Marco Cervi, dei Terra Ah, Marco Nostra. Cervi, sì, grande Marco. Qui lo sai che Saluto. abbiamo pure parecchi video di Marco con la sua band, con il suo gruppo. Ah, e quindi Sì. lì è iniziato. Ma questo organetto non ce l'hai, ecco, portare in mano e farcelo vedere. Sì. Questo piccolissimo? Sì. Sì. Eccolo qua. Fammi vedere. Allora, eccolo qua. Ma funziona. E Sì. faccio un pezzo, dai. E dai. Ah, questo è stato il tuo primo organetto. Fallo Sì. vedere bene, che non si è visto bene. Facci Non si è vedere, dai. visto? No. Eccolo. È bellissimo. E tu hai iniziato a 6 anni con l'organetto. Sì. Ho capito. Hai cominciato a suonare per fa cioè non è che suonavi per passione da solo. Suonavo per passione da solo e quindi poi ho chiamato il maestro che Marco mi ha dato un suo organetto e da là abbiamo iniziato a fare scuola. Ah, lui ha proprio insegnato. E quell'organetto lì ce l'ha il secondo, quello con cui hai cominciato a suonare in maniera impegnativa. No, c'ho il terzo che è un quattro bassi della noce. Fammelo vedere, faccelo vedere. Allora, dove sta? Eccolo qua. Eccolo qua. Facci vedere bene questo organetto. Ah, è un carboni? Sì. Quindi, è molto bello questo. E che cosa c'ha di particolare questo organetto? E in tonalità sol e Ma come è costruito? Con quale tipo di legno? re. Allora, questo è un incelluloide, è un celluloide. Ho capito, quindi quelli con cui vengono usati oggi. Sì. E facci sentire un pezzo.
ti può ricordare la prima. Ti ricordi il primo pezzo che suonasti con Marco? Che Sì, salutiamo, sarebbe il classico saltarello. non è, fa, dici, fai. Questo è l'organetto che usi adesso quando vai in giro per le tue serate, giusto? Sì, e ne ho anche un altro. Si può vedere? Sì. Eccolo qua. E Aspetta, questo che lo differenza prendo. c'ha? Sembra, io sono ignorante, ma sembra un po' diverso. Allora, questo è sempre un ottobassi in celluloide e suona in tonalità sempre in sol, do e anche i minori. E che differenza c'è con quell'altro? È più E, impegnativo. eh, i minori, quell'altro strumento, quell'altro organetto non li ha. Ah. Invece questo sì. Allora, adesso prima ci fai un pezzo e poi ci fai vedere bene che non abbiamo visto bene. Ah, questo, vabbè, questo è ormai un pezzo famoso, quello che abbiamo ascoltato pure nel breve video che ti ho anticipato. L'organetto. Che cos'è? Questa è Della Noce, che vuol dire? La marca o è la marca, giusto? Sì, è la marca, comprato a Teramo. Tu lo sai, no? Che il regno finiva a Teramo. Sì. Il famoso saltarello della mano. Pensa che Ferdinando IV, oltre a farlo trascrivere, impose di farlo suonare insieme agli altri musici popolari del regno, se lo fece suonare anche al funerale, il Mamma mia. saltarello della mano. Ferdinando IV, quindi parliamo di fine sette, a 1820, insomma 25-24, adesso quando è morto non ricordo. E siccome lui rimase folgorato sia dall'Alba Pizzica, che non conosceva, sia dalla, lui conosceva naturalmente quelle tarantelle, tarmurriate, ma non Io ho conosceva né la conosciuto Pizzica. anche il maestro Sparagna Ambrogio. Sì, ma io parlo del re Ferdinando IV di 2 secoli e mezzo fa, e lui quando li ascoltò, li fece trascrivere e poi si rifece, e poi praticamente pretese che venissero suonati anche il saltarello, la pizzica al suo funerale. Quindi stiamo parlando di un genitore di musica incredibile, perché ha fatto molto per la musica. Quando capitale europea della cultura era Napoli, la musica era al primo posto. Quindi questo l'hai comprato a Teramo. Sì. In parte il suono è diverso. Senti, per una curiosità, ma quanto costa un organetto? Allora, questo che ho comprato, il lotto bassi, 1200 euro. Più o meno. Sì, indicativamente sì, dai 1200, 1400, 1800, 2000 a salire. Salire anche di grado. Invece il quattro bassi della noce. C'è un Carboni barra Della Noce perché comunque loro collaborano, 750, quindi Vabbè, quello di comprato da Nonno Vincenzo. Nonno Vincenzo, chi è adesso? È il padre di mio padre, colui che mi ha regalato il primo organetto. C'è questo Ah, qua quindi, adesso. ma quindi hai tutta una famiglia che ti piace, che suonano, cioè che stanno in musica? Sì, l'organetto qua è la patria praticamente. Per Eh loro. sì, l'organetto, vabbè, vicino Sora. Ma tu pure usi quella tecnica sorana nel suonare l'organetto? Sai la No, famosa io tecnica? uso la tecnica a numeri.
Ah, quindi Non non. suona a note veramente. Sai che si sono sai che c'è ormai il metodo alla Sorana, nessuno ha l'organetto, quindi c'è una storia che ci hanno raccontato e adesso Boh, non lo so perché io ti non sfugge. uso quella tecnica, quindi non. Vabbè, dovrai studiare questa tecnica perché è una tecnica sorana che praticamente pare che sia uscito da un organetto difettoso e riuscirono ad adattarsi a un nuovo modo di Una volta suonare. mi sembra che l'ho sentito da Dino Dell'Unto, Sì, mi Dino ce l'ha ricordo. spiegato nella sua trasmissione quando sono andato a casa Che lo sua, ci ha saluto spiegato. ovviamente il maestro Dino, che siamo grandi amici. Ah, conosci bene Dino? Sì. Lo salutiamo con affetto. Senti, ma e poi dopo Conosco ti come hanno anche il chiamato. maestro Domenico Fusco, Angelo Fusco, Diego Fusco, i tre Eh sì, Fusco. tutti, ormai tu te li vedi tutti, eh sì, i grandi zampognari di Villa Latina. Tu lo sai che là 2 anni fa 3 anni fa li abbiamo portati a Napoli, no? Come alternativa Sì, di lavoro. insieme a Salvo Sarda. Salvo Sarda Sì, all'organetto, Luca Petrilli al tamburello. è stato una Luca Perilli, Sì. Salvatore Sarda e Sì. Domenico e quelle ballatrici della Laboratorio tra danze. Quello è stato Lorenza Di Stefano, Maia Tedesco, Marilena Norato e Cinzia Zomparelli. sì. E pensa che lì praticamente quando entrarono la piazza era piena al centro di Napoli, Sì, come loro avevo sentito solito. Angelo che mi teneva al corrente tramite Sì. telefono. E praticamente lì successe che come entrarono, come solito fare i napoletani, l'hanno sfottuto, dice che è Natale qua, che stanno i zampugnati. E praticamente suonarono per 3 quarti d'ora e dopo non volevano mandarli più via, Mamma mia. perché avevano trattenuto la. Vabbè, comunque. E come hai iniziato a suonare? Come i tuoi primi gruppi dove hai cominciato a esibirti, quali sono stati? Con chi Non suonavi? ho avuto gruppi, io dove mi chiamano vado. Ah, quindi sei un freelance. Sì, Ecco chi è il primo che ti ricorderai sicuramente il primo con cui il hai primo con suonato, Fulvio Cocuzzo, il primo, no? io Ah, e Fulvio. lui. Ah, con Fulvio hai suonato, quindi suoni, ma suoni ancora col Fulvio? Sì. Quindi ti chiama spesso per accompagnarlo. Sì, ho suonato anche insieme a Roberto Cervi. Ah, quindi suoni, insomma, quindi sei così giovane e ti richiedono per poter suonare, insomma, non è cosa da poco questo. Lo so. Ma dimmi una cosa, Alessandro, ma mi dicevi che suonavi anche altri tipi di strumenti? Sì, i tamburelli e la batteria. Ho un solo tamburello qui, quindi la E che cosa batteria. e lo suoni il tamburello? Che cosa Sì. ci vuoi far sentire? Facci sentire qualcosa, Allora, dai. il tamburello io di solito uso uno, diciamo, un po' grande. Eccolo. Questa è una tamburo, una tamborra. Tamburo Sì, è una tammorra, sì. Fatta da veramente Mattia si chiama. Dell'Uomo, dei Trillanti. Questa me l'ha fatta Mattia Dell'Uomo, dei Trillanti. Ah, Mattia, sì. Ho Sì. capito. E quindi fai pure pezzi tamburriate, no? Perché questo è veramente enorme. Sì. E lo usi quindi anche quando diciamo lavori, tra virgolette, ti esibisci, insomma. Sì. Facci sentire qualcosa, dai. Vabbè, fatto un pezzo di ma c'è anche suoni anche giustamente tamburelli più piccoli per quando balzi che fa ballarello e saltarello, credo. Sì, sempre questo qua o questo o un'altra tamborra più grande. Usi questo anche per fare ballarello e saltarello. Sì. E facci vedere, facci ascoltare un passaggio di saltarello.
capito? Riesci, quindi suoni anche le nostre, i nostri suoni, le nostre ballate, le nostre musiche, le suoni anche con una tamura, perché io non ho mai visto suonare, io non è che sono un esperto, non è che, però non ho mai visto suonare la ballarelle e saltarelli con un tamburo così, da tamura, insomma. Tu riesci a farlo. Sì. Ho capito. E dimmi Alessandro, ma poi io ho visto che ti immergi proprio nel suono quando tu stai suonando sia l'organetto che adesso la tamburra. Che cos'è? Come mai c'hai una specie di cordone ombelicale con gli strumenti, con la musica? Spiegaci Sì, per per come. me la musica folk e etnica è come la mia vita. Allora, che cos'è che praticamente ti trasmette? Cioè tu te vai proprio, ti isoli proprio quando suoni. Sì, perché cioè, riesco meglio pure sfruttando la concentrazione, la potenzialità dei tamburi, comunque anche dell'organetto, perché comunque l'organetto ci vuole per suonarlo. Sì, ma quante ore al giorno? Ma tu, oltre a studiare, poi ci dedichi sicuramente del tempo giornaliero per cercare di migliorare e crescere come musicante, mi sbaglio? Diciamo sì, dalle 3 alle 4 ore. Tra tamburo e organetto al giorno sono quelle 3-4 ore che se ne vanno. Così tanto tempo, Sì. oltre che a studiare, per te non esci mai. Diciamo il sabato e la domenica, se Dio vuole. Quindi anche tu ci stai dimostrando che la passione e il talento non basta, bisogna studiare, studiare, studiare. Sì. Ma io non faccio solo questo, faccio anche volontariato. Sì, ho capito. Che vuol dire volontariato? Sto con un'associazione di antincendio boschivo. Ah, ho capito. No, ma io mi riferivo quando tu ti metti, per suonare bene bisogna lavorare parecchio, insomma, Sì, studiare e applicarsi tutti i giorni. Quindi tu praticamente 3-4 ore al giorno dedichi a suonare. sì. Sì. Quindi poco allo studio, allora. No, no, anche lo studio, quando c'è da studiare, ci si pensa. Non ha mai pensato di fare il conservatorio? Sì, ci ho pensato, solo che è un po' troppo lontano per arrivarci, più che A altro. Frosinone, insomma. Sì. E dimmi una cosa, Alessandro, ma hai in programma di imparare a suonare altri strumenti? Non lo so, non dovrei, però se devo, ci penso, sì. Insomma, devi praticamente. E c'è qualche strumento che ti piace in modo particolare? Scommetto anche la zampogna, credo. Sì, la zampogna specialmente sì. Sì, Ti piace molto la zampogna? per me è fondamentale. Però non ci ho ancora provato a farlo. No. Ho capito. E tu quando vai in giro con Fulvio, che salutiamo con affetto, da quanti anni Certo. è che lo segui, nonostante sei così giovane? E da quando ci siamo conosciuti l'ho sempre seguito, l'ho sempre aiutato, qualsiasi cosa. E che c'ha di particolare Fulvio? Che cos'è che ti affascina? Che i suoi insegnamenti? Che cos'è che stai imparando da lui? Perché i suoi insegnamenti per me è come rivedere nonno in lui. Cioè. Addirittura. Sì. Quindi ti tratta, non dico come un figlio, però ti tratta da fratello maggiore, dai. Sì. E quindi ti aiuta, ti sostiene e ti fa Sì. crescere. Quindi ti fa crescere, non è come tanti artisti che non vogliono far crescere nessuno, ti aiuta a No. crescere. Sì. E questo è molto importante. Ma E come l'hai sono per conosciuto? me sì. È fondamentale. Ma hai mai provato a cantare oppure è una cosa che non ti piace? Ma a cantare sì, diciamo, non sono tanto intonato, però me la cavo. Senti, Alessà, ma siccome Fulvio conosce bene il Sandranatese, ma tu che sei piccolo, so che non. Ma tu la lingua della tua terra, del tuo posto, la parli, la conosci o parli solo l'italiano? No, no, io conosco anche il dialetto comunque di Alvito, l'alvitano. Ci vogliamo provare a fare 5 minuti di conversazione nella lingua tua?
E va Vedremo dopo. E bene. allora fai finta che adesso stiamo cambiando posto. Quindi comincio a parlare al Vitano, dai. Senti, ma tu a dove abiti, al Vite? Fammi capire. E io abito alla Chiana, la Chiana dal Vite, E a dove a sali? terra A terra? A Stradona, dove? di Stradona dal Vite. Ma dove? Vicino Campo Sportivo, là. Sì. Alla vicina abito, quindi abiti a Bascia, non abiti in Coppa, abiti in No, Campania. a Bascia, a Hai terra capito? propria. là è bello posto, pure là sotto se sta buono. Senti, ma la casa tua, quando siete, mamma, papà, ti è frate, soro, chi ti? E mamma, papà, mio nonno, mia nonna, mio fratello e mia sorella. Ma si è tornato a parlare italiano, si è visto? Difficile. E quindi tu parli e quanto è importante per sapere parlare la lingua tua? Per me è Parla pure in importantissimo. alvitano. È importante, ah, diciamo che sì. È importante. Eh sì, perché secondo me a parlare la propria lingua ti aiuta pure meglio a fare un musicante, perché ti attacca sempre più la radice alla terra tua. O mi Ah, sbaglio? questo è sicuro. È scontato Questo. proprio. Che poi tra l'altro io penso che tanti anni fa, già pure guarda pallone al Vito, nanna, Mamma mia. già, uguale al Vito, ma proprio tanti anni fa, sono che a Mamma mia. parlare 30 anni fa, quindi pensa tu Mamma mia. quanti anni sono passati. E hai visto che comunque tra il Vito e San Donato e altri posti la lingua è completamente diversa, o mi sbaglio? Masul, mamma mia. Già tra Alvito e San Donato sono due parlate diverse, o mi sbaglio? Ma veramente non si possono manco vedere, cioè veramente. Sì. Sì, però parlano proprio in maniera diversa. Parlano in maniera diversa, ma non c'è, cioè, gli alvitani non possono vedere i sandonatesi, alvitani, è tutta una storia Lo so, la storia lunga, longa lì. ma tu la sai la storia perché non si potevano vedere, o no? No, però da quello che ho capito. Però a Fulvio questa cosa non ce ne importa niente, Ma no, diciamo di no. no? Sì, Cioè, dipende. vabbè, pure Fulvio purissimo carattere, un carattere di una forte personalità, quindi non piazza mai, Masone. Fulvio, o no? Sì, questo sì. Senti, ma pure Fulvio pare che ha cominciato pure a cantare la storia del Brigante e Regno, o mi sbaglio? Sì, e Niente una di delle piano. tante che ho fatto e che mi ha fatto sentire è sudista, nenna sea. Ma può suonare qualche pezzo di Fulvio che parla del Brigante e Regno di Due Sicilie? Questo no, perché servirebbe lui con la chitarra. Non può intonare niente. No, E mamma c'è servirebbe da con la chitarra. fare sentire un pezzo con l'organetto, però. E con l'organetto, sì, dai. Allora, Che ci fa sentimo? vi faccio sentire un pezzo del saltarello nostro, Nostro di dove? dell'altra terra di lavoro, E ma che zona però? zona Alvito. Ah, al video, vai. Ma. Thank you.
Bravo Alessandro, bravo. Senti, babù, hai già capito che ti sei emozionato a parlare l'alvitana, non ci riesci, quindi si torna a parlare italiana. Ma mo ma da fa sentì, c'ha da fa sentì, io ti parlo cassinese, c'ha da fa sentì una ballarella però. Sì. Bravissima Alessà, senta Alessà, dimmi una cosa, ma tu a cantà si stonata, però ogni tanto fai qualcosa, ma a ballare non balla per niente tu, no? No, ballare proprio Come lo dici brutto? Tu suona solamente, no. e Sì, mo tanto solo, suono e canto anche, sì. diciamo, mo, però tanto imparare a suonare la zambogna, no? Eh? Sì, Tanto imparare a suonare la zambogna, mo me ne... Non lo sai, no? Abbiamo fatto pure intervista a Marco Tommasi, il più grande sì. costruttore di Zamboni in Europa Sì. Io ormai. l'ho conosciuto Marco Tommasi pochi giorni fa. Ah, come l'hai conosciuto? Ma stavo al teatro a Cassino per la scuola, di punto in bianco mi spunta questo Marco Tommasi alle spalle e subito gli vado incontro dicendo: Marco Tommasi, mi ha detto suonatore di zampogna, ho detto io, no, mi ha detto certo, sono io. Ho detto ammazza, ho fatto io. Ci ho colto proprio. Siente, ma tu l'hai visto il programma che abbiamo fatto con lui? Diciamo Sì, diciamo di sì. di sì o sì? Sì, l'ho visto. L'hai visto? Abbiamo ospitato oltre poi alla famiglia Fusco, abbiamo ospitato pure Maurizio Tagliaferri, che ha fatto pure una Sì. bellissima trasmissione. Grande Alto Zambognaro, pure lui, perché ha fatto delle cose incredibili. E quando Ma comincerai? Gianni Perilli l'hai mai ospitato? Gianni Perilli, per caso? Gianni Perilli, Gianni l'ho visto ieri. Gianni tiene un problema grosso a girare la casa sia perché esse con l'internet lui esse è ostrogodo. Quindi se non Mamma mia. paga da esse l'intervista non la posso fare perché c'è la gitta proprio ieri che siamo stati da con Benedetta. Siamo stati a suonare con Benedetta, ma purtroppo la gitta di già e già fa un'intervista. Che ma fa? Ha detto sì, come no, e via la casa perché. Benedetto pure è un grande, E Benedetto ha fatto molto, è una voce veramente importante, uno che crea cultura nell'Alta eh? Trecalore, insieme a Raimondo, insieme ad Alessandro Parente, insomma è uno che non assorbe cultura, l'ha creata, ha fatto cose veramente importanti Ma pure per... Gennaro del Prete, insieme E sul Gennaro tempo, Del Prete, ha intervistato pure Isso, lo sai, sì, si è visto. sì. Quindi ci segui sempre, insomma. Sì. Siente, ma tu con sto organetto, oltre saltarella e ballarella, altri tipi di musica sai fare? Ma tamburiate, mazurche. Riesci a fare un pezzo di tamburiata con sto organetto? Fammi vedere. Grazie.
Frato, ma tu lo sai che hai suonato musica? Sì. Che re? Canto dei Sanfedist. Ma sai che Canto dei Sanfedisti è l'inno dell'unica rivoluzione del popolo della storia? Ribellione di popolo che ha cacciato via l'invasore straniero. Tu hai fatto un canto mo, che pensa che la mia suoneria, o telefono mio, quando tu mi chiami, c'è il Canto dei Sanfedisti, che suoni bene. Ma tu lo sai che ci sta dietro il Canto dei Sanfedisti? Quello è un inno proprio, qualcosa di incredibile. Complimenti. E quindi, Grazie. ma questo lo suoni con Fulvio pure, oppure per fatti tuoi? No, cioè sì, questo qua quando me lo chiede io improvviso, cioè ci faccio anche vari soli su delle canzoni. Su questo pezzo qui di Canto Sanfedisti, ma l'hai studiato o cioè lo leggi oppure te lo sei incamerato, ormai è diventato tuo? Ma io l'ho sentito, ho preso l'organetto, l'ho rifatto e l'ho fatto mio. Bravo, infatti qua sei stato proprio bravo, mi hai emozionato questo Canto Sanfedisti. Che altro pezzo volevi fare? La mazurka mi hai detto. Sì. Faccio sentire, dai. Complimenti Alessandro, riesci a essere versatile in tutte le cose. Complimenti, per la tua giovane età fai cose importanti. Sì. Dimmi la verità, a me mi hai emozionato, ci hai fatto un sacco di pezzi, ma l'emozione quando hai fatto il Canto Sanfedisti era la più forte, o mi sbaglio? Sì. Tu lo sai che pure nella nostra terra, la Santa Fede, quando arrivavano i francesi, qua era pure fra diavolo, qua è successo il finimondo. Siente, le tue prossime, cioè, avete in programma già qualche serata oppure ancora è tutto fermo? Ancora è tutto fermo causa Covid, ancora stiamo. Aspettando. Sì. Ma ci fai sapere quando stai, ma fai, ci fai sapere quando fare le prossime serate e te ne rimaveremo. Va benissimo. Mi Con raccomando. piacere. Siente, però, ma vado a fare una cosa. Lo so che ci siamo, l'hai fatto 3 minuti fa. Andiamo verso il termine. Hai qualcosa prima di lasciarci? Hai qualcosa che vuoi dire? Qualcosa ti viene in mente in questo momento? Ti ringrazio e niente, è stato un piacere, veramente, un piacere unico. Il piacere è stato nostro, Alessà. La bellezza della tua gioventù, della tua solarità, della tua energia è contagiosa. In questi momenti ne abbiamo bisogno. Sì. E ho visto che a te, perché molti tuoi coetanei da questi 2 anni non ne stanno uscendo bene, ma vedo No. tu invece dovresti tu fare seduto da psicologo a qualcun altro, perché sei di una bellezza straordinaria, sei di una solarità incredibile ed è contagioso. Veramente io ti ringrazio per averci dato questa Grazie a possibilità. te. Però anche se l'hai fatto 3 minuti fa, ci devi lasciare un'altra volta col Canto dei Sanvedisti, dai. Thank you.
Bravissimo, grazie, grazie. Alessandro, ti devo mandare, faccio fa sentipo, te lo mando, un video che gli amici da Tramonti, a Paranza o Tramontana, Sì, hanno fatto là, Isidoro cioè, un... Caso, grande Isidoro. hai visto, noi siamo pure l'Ancoppa, ci ha fatto trasmissione a loro, siamo stata, l'hai vista, ci hanno fatto due trasmissioni, l'hai vista, sì. Sì. E... ti devo far sentire il pezzo che hanno fatto loro a Tramonti su Fra Diavolo, poi te lo mando. Alessà, io ti ringrazio veramente di cuore. Grazie Continua così, bello mio. a te. Sempre. Veramente continua e che il futuro sia sempre, come dire, che lo possa percorrere sempre in una strada completa di rose per terra. Perché Grazie. lo meriti, la tua passione, la tua energia, la tua vitalità. Ne abbiamo tutti bisogno, veramente. T'abbraccio forte e grazie. Grazie. Ciao.